saluto. Intanto per saluto poi diciamo facciamo questo. Bene, intanto mi dispiace aver disturbato l'ordine dei vostri lavori e non mi è riuscito di essere presente prima, e tuttavia ci ho tenuto ad essere presente non solo per onorare l'invito che mi è stato rivolto, ma anche per significare a ciascuno di voi un senso di gratitudine per l'impegno che ogni anno riuscite a realizzare diffondendo uno spirito nuovo e diverso in grado di garantire legami, di alimentare fiducia e di generare un clima anche nel posto di lavoro, sul luogo di lavoro, che migliora complessivamente diciamo il rendimento dell'attività pubblica che ciascuno di voi esercita. Quindi grazie per quello che fate e grazie anche per la capacità di trasferire nel sociale quell'impegno di natura professionale che esercitate con grande dedizione, con grande senso del dovere. Noi abbiamo tanto bisogno di ricostruire legami positivi in una realtà che è sempre più segnata dall'egoismo, che è sempre più rarefatta. Abbiamo bisogno di sentirci parte di comunità che vivano un comune destino, che condividano valori che sono quelli per i quali ciascuno di voi si sente impegnato e per i quali rende continuamente testimonianza. Poi il dibattito culturale, il dibattito politico è un'altra cosa, deve potersi sviluppare al di là della condivisione dei valori fondamentali che animano la vostra iniziativa. E per questo io voglio ringraziarvi, e in modo particolare a chi ha saputo distinguersi con gesti esemplari. Ma io credo che la nostra attenzione non debba essere rivolta solo a chi è diventato protagonista di gesti esemplari, perché forse la componente più importante è proprio quella alimentata da un impegno quotidiano teso a diffondere la cultura della solidarietà, della condivisione, la capacità di ascolto e la capacità di aiutare. Grazie a tutti voi.